Amici sportivi del Mala, sono tornato! Finalmente ritorniamo a commentare gli eventi sportivi! Ragazzi, quanto mi sono mancati i video di commento agli eventi sportivi, mamma mia! Però, se non ho fatto un video da molto tempo su questo canale, c'è un motivo particolare, perché altrimenti è inspiegabile tutti questi giorni d'assenza sul mio canale. Perché diciamo che settimana scorsa ho avuto la grande occasione di partecipare e di raccontare la mia esperienza a uno degli eventi musicali, e qua avreste già capito tutto, del panorama italiano e anche mondiale musicale, per l'appunto, ovvero il Festival di Sanremo. Qualche settimana fa ho avuto, non dico l'occasione, ma mi sono fatto avanti per partecipare a questo tipo di evento sotto la veste di cronista di strada, quindi intervistare, raccogliere opinioni e altre cose del cronista di strada. E settimana scorsa ero a Sanremo, ragazzi, una esperienza veramente incredibile che non tutti i ragazzi di oggi possono fare, devo essere onesto, che auguro a uno di voi di fare la mia stessa esperienza nel futuro, magari fra qualche anno. E veramente è stata una bellissima esperienza che riassumerò in un video nei prossimi giorni, che sempre pubblicherò su questo canale per condividere insieme a voi un po' la mia emozione nel partecipare, appunto, come cronista esterno e di strada al Festival di Sanremo. Ma torniamo finalmente a parlare di sport, perché mentre io ero a Sanremo sono successe davvero tante cose a livello sportivo. Per esempio, è iniziato il Sei Nazioni di rugby, dove l'Italia da anni sta faticando parecchio a vincere una partita. In queste due, nelle prime due gare, l'Italia ha fatto vedere qualcosa, non dico di interessante e buono, ma abbastanza qualcosa di discreto, perdendo le due gare inaugurali di questo Sei Nazioni, rispettivamente contro Galles e Scozia, prima Scozia e poi Galles. Con la Scozia l'Italia ha perso per, adesso mi devo ricordare il risultato a memoria perché non è facile, per 33-20, un risultato abbastanza bugiardo per quanto riguarda il risultato numerico, perché obiettivamente l'Italia per 70 minuti non ha giocato benissimo. Poi negli ultimi 10 minuti, quando nella Scozia è stato espulso temporaneamente un giocatore, l'Italia ha fatto le tre mete, che però purtroppo non sono servite a nulla. Mentre nella partita successiva contro il Galles, invece, l'Italia ha fatto vedere qualcosa di molto interessante, soprattutto in difesa, e in attacco ha fatto qualcosina meglio. Però comunque ha perso per 26-15 contro una squadra che a livello offensivo ha mostrato qualcosa in più rispetto all'Italia. Però comunque, ripeto, nella serie della prima partita abbiamo visto 70 minuti su 80 di pessimo gioco da parte dell'Italia. Beh, invece con quello del Galles un qualcosa in più si è visto. Vedremo poi nelle prossime gare se l'Italia riesce almeno a conquistare una vittoria per non rimanere per l'ennesima volta a 0 punti e prendersi sto benedetto cucchiaio di legno. Speriamo bene, non sono molto convinto, staremo a vedere. Un altro evento sportivo che è successo in queste settimane in cui sono stato assente sono stati i mondiali di sci, che sono ancora in corso di svolgimento, nel senso che Dominic Paris ha conquistato una sorprendente medaglia d'oro nel super gigante e non nella discesa libera, come forse ci potevamo aspettarci. Invece ieri abbiamo conquistato la medaglia di bronzo nel team event, sempre per quanto riguarda il mondiale dello sci alpino, con i ragazzi giovani della scuola italiana dello sci alpino, molto molto bene, perché potremmo avere un bel ricambio generazionale.
Per quanto riguarda invece il mondo del tennis, beh, dopo le 2 settimane di Australian Open si sta continuando a giocare, gli italiani in generale stanno facendo un po' di fatica, tranne Berrettini che nelle 2 settimane fa è andato in semifinale in un torneo, adesso non mi ricordo memoria quale, però comunque Berrettini ha fatto molto bene. Cecchinato fa fatica, mentre per quanto riguarda la nuova Nation Cup, tra virgolette, cioè la nuova Coppa Davis per nazioni del tennis, l'Italia si è qualificata senza particolari patemi alla fase finale battendo l'India per 3-1. Grande Italia, adesso dobbiamo aspettare purtroppo novembre per vedere con chi andrà l'Italia in questo nuovo format della Coppa Davis. Passando invece velocissimo dal tennis alla MotoGP, alla Formula 1, perché finalmente stanno tornando gli sport motoristici. Perché? Perché in questi giorni si stanno presentando le nuove vetture e le nuove moto. Per quanto riguarda la Formula 1, oggi c'è stata la presentazione della Mercedes, della Red Bull e della Racing Point, che ha sostituito la Force India, ma come colore è sempre lo stesso. Mentre nei precedenti giorni è stata presentata la Haas, la Williams e la Renault. Mentre per Ferrari, Alfa Romeo, anche Toro Rosso è già stata presentata. Ferrari Alfa Romeo dovrebbe esserci la presentazione il 15 di febbraio. Mentre per le moto, quasi tutte le moto sono state presentate, compresa la KTM, che è stata l'ultima casa motoristica a presentare ufficialmente le proprie moto per Moto3, Moto2 e MotoGP. In questi giorni si stanno svolgendo i test di Sepang, dove come al solito saranno testate aerodinamica, nuovi dettagli tecnici per migliorare qualcosa in termini di velocità pura, in giro secco. Invece la Formula 1 da lunedì prossimo fino a mercoledì prossimo anche loro faranno i test, ovvero con il stesso discorso per la MotoGP, provare le vetture nuove per vedere un po', per assaggiare un po' i primissimi giri di queste nuove vetture e vedere un po' se quest'anno la Ferrari riesce ancora una volta a finalmente a conquistare un titolo mondiale sia piloti che costruttori, oppure dovremo ancora aspettare il prossimo anno. Comunque la prossima settimana usciranno un paio di video dove racconterò un po' il prestagione della Formula 1 e della MotoGP, e per quanto riguarda il rugby vi racconterò il post partita della prossima partita dell'Italia. Per quanto riguarda invece il tennis vi darò l'appuntamento al primo Masters 1000 della stagione. Per quanto riguarda lo sci alpino, approfitto di questo spazio per parlarne un poco, poi ne parlerò più perché, come vi ripeto, gli sport invernali quest'anno ho deciso di non commentare su questo canale. E benissimo, dai, finalmente sono tornato, rimettiamoci all'opera, rimettiamoci al lavoro per commentare gli eventi sportivi insieme a voi, e sperando che vi tenga compagnia il più lungo possibile. E niente, dai, vi ho fatto questo recap degli eventi sportivi che sono successi durante la mia assenza a Sanremo. Vi ripeto ancora una volta che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci sarà un video highlights della mia esperienza sanremese, che è stato qualcosa di fighissimo, che vi auguro con tutto il cuore che anche voi vi capiti questa grande occasione. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video e restate sempre in compagnia con il Mario.